Andiamo in quella lì più vecchia che dicevi te. Andiamo in quella più vecchia che dicevi te. Ok. Come prima. Era di qua, era di là. Era in fondo, era in fondo di là. Dovrebbe esserci la camminata quella lunga. C'è una scala che diceva il tipo. Sì, è vicino alla villa, quello lucido. Andiamo. E facciamo il primo quello là che è giù sotto. No, il vecchio. Poi veniamo su. Consolidano, le magliette. Eh certo. Basta che non ci sia di più rassegno, ci dico. Entrasse Fabio, entrasse, non entrerebbe. Arrivo, arrivo. Occhio al dito. Oh, buon carrello. Ma tu hai detto che cazzo è? Non sti posti. Noi siamo andati da qua, no? Capita. Ma
Sono tutte bruciate, sono. Ma perché le hanno bruciate? Non per non farci vedere che cosa c'è. Ma per bruciare quelle diapositive basta semplicemente toglierle dal rubo. O le hanno bruciate manualmente, o in teoria basta lasciarle esposte al sole e si bruciano. Se le metti esposte al sole, magari qua entrava il sole da qualche parte, quelle si bruciano. E per quello che. Le pellicole. Infatti per quello che si dice di non lasciarle mai esposte al sole. Sì, anche per d'occhio mio padre quando le sviluppava. Nella camera scura, proprio con tutte le robe. Io non respiro qua dentro. Non ero io, stavo camminando. Dove? Eravamo di qua, abbiamo sentito. Ah, tu che hai sentito picchiare sul muro? Sì, nel corridoio qua. Io stavo camminando, però dice che ha sentito picchiare qua. Non l'ho ripresa. Quando hai detto picchiate più forte che potete, è arrivato fino al giallo. È arrivato fino allora, al giallo. C'è qualche entità qua, noi abbiamo in mano degli oggetti che lampeggiano se vi avvicinate. Potete avvicinarvi a noi, non dovete aver paura. È arrivato fino al giallo prima. Ho sentito urlare. Tu devi sentire i rumori venivano sopra. Hai sentito urlare. Ed eravamo di qua. E per quello tu chiesto se eri tu che avevi. Io sto camminando, sto venendo verso di qua, però non ho picchiato il muro. C'è qualcuno che vuole interagire con i nostri strumenti? Eccolo qua. Anche il mio! Guarda! Anche il mio! Qua! Puoi rifarlo? Il mio, vai, ci siamo. Anche il mio, guardalo, anche il mio. Chi grazie, c'è? Grazie mille. Sto venendo i brividi, ragazzi. Mi qua c'è una tachicardia ammazza, ma veramente. Sei un uomo? Se sei un uomo, ci fai illuminare uno degli strumenti che abbiamo in mano? Per favore. L'hai appena fatto, sono sicura che ce la fai. Ti diamo fastidio? Vuoi che andiamo fuori? Ti diamo fastidio? Vuoi che andiamo fuori? Per farci capire in positivo, facci illuminare uno degli strumenti, per favore. Non ti fa nessun male. Fidati, per favore. Sei una donna? Visto che all'uomo risponde la risposta. Io continuo a sentire gridare. Continuo a sentire urlare. Io ti avevo detto che qua avevo mal di testa prima, c'è qualcosa.
Io non voglio chiedertelo, mi mettono ma mi prende male queste cose, ma sei un bambino o una bambina? Se sei un bambino o una bambina possiamo giocare insieme, cioè abbiamo un giochino in mano che fa tanti colori. Puoi fare la magia se ti avvicini lo fai brillare. Non avere paura di noi. Hai sentito anche te? C'è qualcuno là in fondo. Sei qua? Sono venuti i brividi. Io ce li ho sulle braccia, sulla pelle d'oca. No, guarda. A me sul collo sono venuti. Sul collo sono venuti. Guarda, guarda, tutti e tre. Non sul collo sono venuti. Sei qui? Secondo me ancora, più possibile. Ancora i brividi, ancora sul passa collo. Passa in mezzo a noi, provaci. L'hai appena fatto. Io ho mal di testa, ragazzi, che... Ma stai giocando? Voglio fare una prova. Si nasconde. In mezzo, nella stanza grande. Metterci tutti in cerchio e chiamarlo. Mi hai dato tu il permesso di entrare. Mi stai prendendo in giro per caso? È così, eh? Se non mi la più. Chi è che continua ad andare avanti e indietro? Potete parlare di questo oggetto del favore?